L'antibiotico resistenza è un fenomeno che si verifica per un'esposizione protratta e ripetuta di un germe a un determinato antibiotico. Questa esposizione comporta una mutazione nel germe e alla fine il risultato è che il germe diviene resistente all'antibiotico, cioè in altre parole, quell'antibiotico non è più efficace nei confronti del germe. L'antibiotico resistenza è un fenomeno in crescita ed è determinato in parte dall'uso e l'abuso, diciamo così, degli antibiotici in campo medico, prescrizioni inappropriate ce ne sono, per esempio, ma anche perché c'è un abuso, per esempio, nell'allevamento degli animali e questo comporta poi una liberazione degli antibiotici e dei loro prodotti di scarto nell'ecosistema, con un inquinamento dell'ecosistema. Ma vediamo esattamente cosa sono gli antibiotici. Gli antibiotici sono delle sostanze, i primi di origine naturale, quelli elaborati successivamente di origine sintetica di laboratorio, che hanno come proprietà, come attività, quella di o impedire la riproduzione dei germi e vengono detti antibiotici batteriostatici, oppure di distruggerli direttamente e vengono detti antibiotici battericidi. E gli antibiotici funzionano, diciamo così, o attaccando strutture essenziali per il germe, quale la capsula, quale la membrana, oppure interferendo con la sintesi di sostanze, per esempio enzimi, che sono necessari per la vita del germe, oppure proprio bloccandone la riproduzione. E in questo caso quindi favorendo le difese dell'organismo che possono avere il sopravvento. Allora, gli antibiotici sono a tutti gli effetti dei farmaci e quindi tutti i farmaci andrebbero presi con una precisa indicazione clinica. Nel caso particolare degli antibiotici, l'indicazione clinica è la cura di una infezione batterica, quindi noi dobbiamo avere una diagnosi accertata, ad esempio con un esame colturale di infezione batterica o quantomeno fortemente sospetta. Il modo e il tempo di somministrazione degli antibiotici è determinato da alcune loro caratteristiche, che vengono definite caratteristiche di farmacocinetica e caratteristiche di farmacodinamica. Per ogni antibiotico c'è una dose massima, diciamo così, e è stabilita, diciamo così, la giusta ripartizione delle dosi nel corso della giornata. Orientativamente, una terapia antibiotica deve essere proseguita fino a 72 ore dalla fine della cessazione dei sintomi. Il sintomo allarme per un'infezione batterica è la febbre, quindi diciamo fino a 72 ore dalla cessazione dei sintomi. Gli antibiotici andrebbero usati alla dose massima possibile, proprio per cercare di ridurre il fenomeno dell'antibiotico resistenza. C'è da dire che i pazienti con gravi malattie renali o gravi malattie epatiche necessitano di dosi di antibiotico ridotte. Beh, come tutti i farmaci, gli antibiotici presentano degli effetti collaterali. Ci sono innanzitutto la possibilità, come tutti i farmaci, appunto, ci sono innanzitutto la possibilità di allergie, di sviluppo di reazioni allergiche, ma poi, a seconda del tipo di antibiotico, ci possono essere ben precise reazioni avverse e ci possono essere fenomeni di tossicità. Infine, un'altra cosa che bisogna notare è questa, che un antibiotico non elimina, non distrugge solo i germi cattivi causa di malattia, ma distrugge anche i germi buoni che noi abbiamo nell'intestino e nel colon e che sono utili. Quindi un abuso di antibiotici fra i vari effetti avversi può provocare delle diarree, da cosiddetto dismicrobismo intestinale, diarree che possono anche essere molto pericolose in soggetti anziani o defedati. Accade che i medici facciano una diagnosi di malattia virale, ma poi, soprattutto nella medicina del territorio, prescrivano comunque un trattamento antibiotico. Beh, diciamo che questa è una pratica erronea, pratica che viene attuata
nella speranza di prevenire con questa somministrazione anticipata di antibiotico lo sviluppo di una infezione batterica che vada a complicare l'infezione virale. In realtà, lungi dall'essere una prevenzione, questa modalità di somministrazione dell'antibiotico espone al rischio di far sviluppare un'infezione con un germe resistente all'antibiotico che è stato usato. Con una punta di orgoglio, diciamo, voglio dire per esempio che durante tutto il periodo del Covid nel reparto di medicina di Casa Sollievo che seguo io, ai pazienti con polmonite Covid, quindi con polmonite virale, non abbiamo somministrato antibiotici e non abbiamo osservato polmoniti batteriche come complicanza. E quindi tornando per tutto quello che abbiamo detto, tornando alla domanda quando deve essere prescritto un antibiotico, beh, noi dobbiamo dire in presenza di un'infezione batterica accertata o quantomeno quando questa infezione è fortemente sospetta e si ritiene che il non fare il trattamento possa essere più pericoloso e più rischioso del farlo. L'antibiotico resistenza è un fenomeno preoccupante e l'Organizzazione Mondiale della Sanità ne è molto preoccupata. Ci sono delle stime pessimistiche e speriamo errate che prevedono 10 milioni di morti l'anno per germi antibiotico resistenti a partire dal 2050. 10 milioni di morti, la cui maggioranza sono soggetti fragili, cosiddetti fragili, soggetti con gravi malattie, soggetti sottoposti a gravi interventi chirurgici. Tanto per dare una cifra di raffronto, i morti a tutt'oggi dichiarati nel mondo per Covid-19 sono circa 5 milioni. Quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità è molto preoccupata per questo fenomeno, si prodiga per lanciare campagne di sensibilizzazione e di educazione sull'uso degli antibiotici. Gli antibiotici in particolare sono stati divisi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità in tre classi, in tre gruppi, degli antibiotici ad uso, diciamo così, libero da parte del medico a basso rischio di indurre antibiotico resistenza per le patologie più comuni. Poi ci sono degli antibiotici per patologie un po' più gravi, ma che devono essere prescritti dal medico con una certa attenzione, con una certa sorveglianza. E infine c'è un terzo gruppo di antibiotici che devono essere riservati a infezioni estremamente gravi e a infezioni con germi resistenti agli antibiotici e ad uso ospedaliero. Ovviamente l'antibiotico resistenza, oltre a essere un rischio per la vita, comporta dei problemi di ordine finanziario per le società e per i sistemi sanitari, perché l'antibiotico resistenza comporta sicuramente un aumento del costo delle degenze ospedaliere e conseguentemente anche una riduzione delle giornate lavorative. Su indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, tutti gli enti nazionali si stanno muovendo in questa direzione. In Italia noi in questo senso abbiamo che se ne occupa il Ministero della Salute e l'AIFA. Beh, innanzitutto entrambi hanno recepito l'indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità riguardo alla categorizzazione in tre gruppi degli antibiotici e quindi ci sono degli antibiotici ad esclusivo uso ospedaliero e ci sono anche delle restrizioni per la prescrizione di altri. E poi l'AIFA il Ministero della Salute lanciano delle campagne di sensibilizzazione. Proprio nel mese di novembre è stata celebrata il 18 la giornata europea degli antibiotici, il cui slogan era "Diffondi consapevolezza, ferma la resistenza agli antibiotici". I medici devono acquisire proprio consapevolezza che con il loro comportamento possono incrementare l'antibiotico resistenza. C'è da dire una cosa a discolpa dei medici.
non per essere di parte, anche se lo sono. E durante i corsi universitari non c'è un'adeguata formazione in nessuna università riguardo all'uso degli antibiotici. Quindi i medici dovrebbero recepire questa indicazione, aggiornarsi, studiare, diciamo così. Ecco. Il medico dovrebbe spiegare loro le problematiche connesse con l'uso degli antibiotici. I pazienti dovrebbero capire che sono farmaci e come tutti i farmaci possono provocare delle reazioni avverse, dovrebbero essere consapevoli che fra i vari problemi della somministrazione dell'antibiotico, della somministrazione eccessiva, c'è quella di indurre le resistenze antibiotiche, le resistenze antibiotici. Concludendo, dobbiamo sfatare il mito che l'antibiotico è il farmaco che si usa per la febbre. Questo perché lo dobbiamo sfatare? Innanzitutto perché non sono solo le infezioni la causa della febbre, ma molte altre malattie possono essere cause di febbre. In secondo luogo, perché anche fra le infezioni solo alcune sono batteriche, la maggior parte sono virali e in quella situazione lì sono del tutto inutili e pericolosi per il fenomeno delle farmacoresistenze e per i potenziali eventi avversi di un farmaco inutile.